L'importanza della statistica si può riassumere in un concetto: rendere accessibili conoscenze altrimenti molto complesse a tutti. E questo, secondo me, è il punto di vista più efficace per rappresentarla. Pensiamo a fenomeni complessi come la misura dell'inflazione, o comunque il calcolo del PIL. Si tratta di processi veramente complicati che portano poi a misurazioni che devono essere rappresentative di un fenomeno. Senza la statistica questo tipo di processo sarebbe impossibile. Quindi è una metodologia che è utile per sintetizzare informazioni complesse e per portarle diciamo, ad essere accessibili a un pubblico vasto. Prendiamo il caso dell'inflazione. La misura dell'inflazione ha generato dibattiti, polemiche. Il nostro punto di vista come istituto è stato quello di convincere la collettività, le persone, l'opinione pubblica che le percezioni individuali delle persone non potevano essere rappresentative in un fenomeno così complesso. Quindi la famosa inflazione percepita. L'inflazione statistica, la misurazione statistica dell'inflazione è un processo che nessuna esperienza individuale può riuscire a sintetizzare. E quindi questa è stata veramente un test anche di comunicazione del valore informativo della statistica ufficiale che è stato fatto appunto in una fase piuttosto difficile in cui anche la credibilità dell'istituto era messa a dura prova.